sempre più sensibile a quelle che sono delle necessità concrete di piccoli comuni, perché fondamentalmente 5.000 abitanti però sono sempre piccoli comuni in confronto ad altre realtà molto più grandi, ma che uniti, che con obiettivi condivisi, con diciamo dei collaboratori che credono e che possono comunque accogliere le sfide che vengono proposte, possono veramente arrivare ad avere voce, perché fondamentalmente è questa l'importanza di un piccolo comune che mantiene la propria identità territoriale e difende con tutti i mezzi possibili le proprie valenze, le proprie caratteristiche distintive, valorizzandole anche con un'azione di promozione che stiamo facendo ciascuno di noi per quello che è il proprio territorio, anche se con una concezione di territorio allargato, ma nello stesso tempo capisce fermamente che una singola voce, adesso come adesso, nel mondo di oggi, non ha più potere incisivo e quindi dobbiamo unire le nostre voci per poter avere una comunicazione più efficace. Questo è un po' il messaggio che si voleva trasmettere e che è stato un po' fin dall'inizio il filo conduttore. Dopo di me so che c'è un esperto di comunicazione che credo potrà insegnare qualcosa in più a noi amministratori e a voi collaboratori, ma io vorrei proprio terminare il mio intervento, che poi è il resoconto, è il tentativo entusiastico di trasmettervi quella che è stata l'energia che un po' ha spinto a realizzare e a concretizzare questo progetto nato da un gruppo di persone che comunque si apprestavano a percorrere per la prima volta un'esperienza importante e che avevano comunque, e questo credo sia fondamentale, cercare sempre di mantenerlo da questa parte, dalla vostra parte, un'apertura mentale. Un'apertura che li potesse spingere, che ci possa sempre spingere a non dire mai io so e quindi posso trasmettere. Io posso trasmettere la mia esperienza, ma con la predisposizione d'animo di poter sempre imparare qualcosa. Quindi questo è un po' il succo e credo che Gervini ora ci possa veramente istruire su quello che può essere il sunto di una comunicazione efficace. Io prima di cedere la parola ai due relatori, uno esperto di comunicazione pubblica, non più giornalista, ma anche operatore della televisione, quindi operatore pubblico di testata tradizionale di casa, di testata televisiva, ma penso che fra non molto anche di modalità virtuali, di quello che la nuova filosofia di web 2.0 e forse quello che sarà appunto 3, no? In prospettiva costringerà anche la professionalità del giornalista a cambiare. Chiamerei anche al tavolo il dottor Canalesi del CSI, che invece è esperto di comunicazione in rete e sarà lui a rappresentare i risultati di questo progetto sperimentale. La diciamo, indicazione data nel voto dato da Vinzio sull'unione delle amministrazioni per potersi mettere in gioco bene, i colleghi, i 13 colleghi dei comuni dell'Unione che hanno lavorato nella loro rete, che è una rete ovviamente sociale, dove per poter partecipare bisogna iscriversi, del nostro comune so che si è già iscritta un'altra persona, ma lo scopo della vostra presenza oggi è qui per far sì che anche voi possiate accrescere l'utilizzo di queste nuove modalità della rete, sia sotto il profilo professionale, ma vi assicuro che le persone che hanno partecipato hanno messo a frutto questo apprendimento anche sotto il profilo personale, nel senso che a casa giocavano con i loro figli,
entravano in gioco, diciamo, con persone più giovani, con competenza e con capacità. Bene, questi dipendenti nella loro rete sociale hanno scelto questo morso e voi lo troverete nel momento in cui aderirete o andrete anche solo.